Iniziamo con la notizia. Dunque, dicevamo, microplastiche persino nello sperma umano. Lo rivela un team di ricercatori di diverse università italiane, guidate da Luigi Montano, un uroandrologo campano, in 6 campioni su 10 di liquido seminale di uomini sani, non fumatori e residenti in un'area ad alto impatto ambientale della Campania. I risultati, che confermano l'ulteriore minaccia ambientale per la riproduzione umana, già segnata da record sempre più negativi, in particolare sul versante maschile, sono contenuti in uno studio pubblicato sulla rivista Science of Total Environment, presentato in anteprima al congresso della Società Italiana della Riproduzione Umana, la SIRU, svoltosi a Siracusa. Ecco qui, vedete il, diciamo, la ricerca pubblicata appunto su questa rivista scientifica. Già a gennaio 2023, sulla rivista Toxics, lo stesso gruppo aveva individuato per la prima volta microplastiche in urine di residenti nell'area nord di Napoli e di Salerno. L'esatta composizione chimica delle microplastiche ritrovate nello sperma umano di questo studio fa riferimento al polipropilene, al polietilene, il polietilene tereftalato, il polistirene, il polivinilcloruro, il policarbonato, il poliossimetilene e il materiale acrilico. L'origine di questi frammenti potrebbe essere varia e può comprendere cosmetici, detergenti, dentifrici, creme per il viso, il corpo, adesivi, bevande, cibo, anche particelle aereo disperse nell'ambiente, per cui le vie di ingresso nell'organismo umano possono avvenire attraverso il cibo, la respirazione, anche la via cutanea. E lo studio guidato da Luigi Montano, questo nostro uroandrologo campano, rientra nell'ambito delle attività del progetto Eco Food Fertility, prima ricerca al mondo multicentrica di biomonitoraggio umano sul rapporto stretto ambiente, alimentazione e salute riproduttiva, che da tempo indaga in diverse aree ad alto rischio ambientale la presenza di contaminanti. Eccolo qui il professor Luigi Montano e i loro effetti sulla salute umana, a partire proprio dalla valutazione del seme umano come marker, come sentinella della salute ambientale generale. Le vie più probabili di passaggio al seme umano, attenzione, sembrerebbero avvenire dall'epididimo, che è una parte del testicolo maschile, dalle vescicole seminali, strutture più facilmente suscettibili a processi infiammatori che possono favorire una maggiore permeabilità, ma anche per alterazioni importanti della barriera ematotesticolare.